Il Mistfest di Cattolica è stata la cornice in cui si è svolto il terzo appuntamento dello Europe Box, il set itinerante di Newsroom che incontra i protagonisti dell'Europa sul nostro territorio. Durante le giornate dell'evento abbiamo raccolto storie di progetti di respiro europeo portati avanti da enti, associazioni e privati grazie ai fondi dell'Unione Europea. Ascoltiamo un'anteprima degli ospiti che hanno partecipato. Noi non ci rendiamo conto nella vita quotidiana di quanta ricerca o di quanti investimenti ci sono dietro fatti dall'Unione Europea nei vari ambiti che servono a fare tutta quella regia dietro di cose che invece dopo vediamo tecnicamente, vediamo pragmaticamente. Questo significa che tutta la ricerca, ad esempio, che viene fatta dietro a un'infrastruttura o viene fatta dietro a un settore che poi verrà finanziato o a una ricerca universitaria o quant'altro, viene finanziato nel 90% dei casi da progetti come tu prima hai citato, perché sono parti che costano tanto, quindi la ricerca costa tanto e finanziarla non ha poi un'immediata visione. Tutta questa opera viene fatta da questi fondi. La dimensione di riferimento parte dall'Europa, scende nel paese Italia, scende poi anche nell'ambito di quelle che sono le strategie regionali o meno. Quello che nel mio mondo ideale sarebbe importante è che anche comuni come Cattolica, anche più piccoli laddove, ma siano capaci di essere propositivi nei confronti dei sistemi anche nazionali rispetto alla visione. L'Europa veramente per noi è stata una salvezza sotto alcuni punti di vista. Abbiamo fatto 3 progetti sull'audiodescrizione perché l'Europa è molto avanti rispetto all'audiodescrizione e ci siamo confrontati con partner che hanno un'esperienza molto più forte della nostra e noi abbiamo imparato da loro. Dall'altra parte, in quest'ultimo progetto, noi abbiamo un'esperienza molto forte, soprattutto in regione Emilia-Romagna, e stiamo insegnando agli altri partner delle modalità, delle dinamiche di comportamento, delle modalità di crescita rispetto ad un progetto che è un progetto di integrazione, di valorizzazione dell'individuo e di crescita per, non solo per gli operatori e tutti coloro che lavorano all'interno del mondo sanitario come il teatro, ma soprattutto per l'utenza e il pubblico che dovrà andare poi a vedere, perché poi il progetto finisce con l'allestimento per ogni partner di uno spettacolo teatrale e quindi cerca questa integrazione con il pubblico.